Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua con il nostro Bari su Football Manager 2023 e il nostro maestro Giampaolo. Allora, innanzitutto Aranda, mistero Aranda, che cosa gli è successo? Perché è da un po' di partite che mi è un po' fantasma in questa squadra. E la prima indiscrezione che mi è venuta fuori tramite un vostro commento è stata questa. Praticamente Aranda ha trovato una dolce donna in quella della movida barese e si è innamorato e di conseguenza ha perso tutto il suo splendore calcistico, perché ora ovviamente è molto stanco perché deve dedicare anima e corpo alla sua prediletta. Però Aranda, noi ti paghiamo lo stipendio, lei no, quindi dai, a parte sta stronzata. Allora, il discorso troppi infortuni. Mi avete detto di guardare lo staff medico. E allora, io vedo solo capo fisioterapista e nient'altro, onestamente. Nient'altro. Membri, vediamo un po' i membri. Capo osservatore, capo fisioterapista, che questo è Alessandro Schena, che è 3 stelle. Ma c'è qualcun altro che ammazza, oh. Vedo che c'è molta gente. Si può cambiare lo staff? Un attimo, ricerca, c'è staff qua? Aiuto. Ricerca staff, ecco, oh, ci siamo. Vediamo un po', allora, staff medico, capo fisioterapista, vediamo un po' cosa troviamo. Alfonso Casano, addirittura, 3 stelle. Armando Cistaro, 3 stelle e mezzo. Saverio Quercia, 3 stelle. Insomma, frutta e verdura. 3 e mezzo. Quindi vorrei uno che veramente mi potesse dare una mano, no? Vecchio Giovanni, Andrea. Sì, ma sono tutti scandalosi. Non c'è un modo per vedere qualità, ok. Qualità. Fisioterapia. Almeno 15, dai. Vediamo un po' cosa c'è. Ah beh, possiamo solo migliorare un pochettino prendendo questo Cistaro, che ha 20. Fisioterapia 20 è tanta roba. Vediamo un po'. Allora, intanto stipendio facciamo un po' meno, grazie. 12 mesi solo. Aumento di stipendio facciamo un 10%. Vuole per forza 55. 53 più 30%. 53 non è malaccio, però quel 30% onestamente mi è un po' troppo. È così o niente? Vabbè, io intanto lo prendo, ragazzi. Intanto lo prendo perché può servirci. Poi, finanze, gestione budget. Visto che tanti trasferimenti non ci servono, perché dovremmo lavorare sul fatto degli svincolati, ci servirebbe uno svincolato al posto di Nordstrom, ok? Questo Sulé in prestito non sarebbe male. Facciamo 20%, 70, 40. Allora, lo andremo a pagare un po', onestamente, come stipendio, però intanto facciamo l'offerta, poi intanto cerchiamo altro, però nel complesso. Vediamo un secondo, la ricerca era in scadenza. Svincolato, vediamo se c'è qualcuno di svincolato che può aiutarci in questo senso. Alla destra c'è questo Canutè, ma mi sembra sto gran giocatore. Gian Casali,
Questo è giovane. Filippo Falco, 33 anni, non sentirli. Questo Kerrigan, 2 stelle e mezzo. Ma. Non sarebbe malissimo, onestamente, però boh. Che me ne faccio? Onestamente. Lorenzo Meazzi. Vediamo un po' di qua, 2 stelle e mezzo. Meazzi, come secondo. Non abbiamo i soldi, raga. Mamma mia, però, come siamo messi male. Speriamo che venga su le. Speriamo che venga su le. Allora, Sangaré, Aranda. Perché Pasquali? Scusatemi, Joao è tornato? 60 minuti. Allora io non vorrei rischiare Joao. Piuttosto vado con André Gomes. Fortinovis. Ma scusate. Giagello finché c'è. Tu mettilo dentro. Ivkovic ha già intesa? Veramente? Oh, ha già preso intesa. Ivkovic è qui da tipo 2 giorni. Vabbè, così. Così a caso. Johnson, Corrado, Corbo. Ma che canestrelli. Mettiamoci. Mettiamo Sala. Così no. L'unica è mettere Sala centrale. E fare in questo modo, sì. Allora, Torino-Bari. Partita molto importante. Perché insomma, cioè, il Torino è primo, noi siamo secondi. E sarebbe importante fare un buon risultato. Però. Io spero che oggi Giagello voglia fare il professionista e non faccia una brutta prestazione, anche se onestamente ho qualche timore, onestamente parlando. Qualche timore c'è. Ma vabbè, Fagioli, gran bel giocatore, ad avercelo Fagioli, va? Ad avercelo. Fagioli. Mamma mia. Siamo stati graziati quantomeno. Siamo stati graziati dal Torino. Oh, ma che è? È una punizione challenge oggi? Dai un po' su. Tutte queste punizioni che danno qua e là al Torino. E a noi? Non ci pensate? A noi poveri del Bari, con meno soldi del Torino, con meno forza del Torino. Non ci pensate? Siamo anche fuori casa, tra l'altro, quindi insomma, loro hanno anche favore di stare in casa. Infatti stanno dominando la partita. La stanno veramente dominando. La stanno dominando e ho paura che. Mamma mia, la traversa ci ha salvati. Ho paura che qua rischiamo. Rischiamo tanto. Ma non buttiamoci giù. Non buttiamoci giù. Giagello, che fra 2 giorni andrà via. Ivkovic, bella palla. Si inizia molto bene con Ivkovic. Subito una bellissima palla. Altro che Pirlo. Mannaggia però, mannaggia. Cioè io non posso prendere questo gol, dai. Cioè mi sbaglia Ivkovic così. Non posso prendere. Ecco, rete concessa. A Ivkovic però, mamma mia, che degrado, ma sul serio fai. Manco il tempo di esordì che già fa un errore madornale. Però che palletta di Ivkovic. Maranda, da quando c'ha l'amore. Maranda, da quando è innamorato. Non ce la può fare a buttarla dentro. Giagello. Bello. Molto, molto bello. Devo dire che. Complimenti, veramente. Un cross degno di nota. Un calcio d'angolo degno di nota. Vabbè, comunque. Dai, è palese che ci stiamo distruggendo in questo primo tempo. Allora, amareggiato. Lo puoi dire forte, lo puoi dire. Senti, Giagello. Voglio bene, però è il momento che tu te ne vada. Ci saluti, è stato bellissimo, però è arrivato il momento di farsi da parte, forse, eh? È arrivato quel momento. Schmidt, io butto dentro, tanto può giocare 60 minuti. Non me lo son portato? No, non me lo son portato? Joao? Perché non me lo son portato? Cosa mi rappresenta? Sono rimasto malissimo, non c'è Joao. Porca miseria. Era la mia arma per riaprire questa partita. Vabbè. Corrado.
Vai, 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 Seth. Cosa fa Corrado? Era in fuorigioco? Ma che ne sai che sei in fuorigioco? Tanto se ne è fregato altamente. Corrado, eh. Ma il Torino è forte, vero, comunque. Ha voglia a dire che avrà un crollo. Ha voglia. Ha dei giocatori da Serie A. Cambiaso, Fagioli. Cioè, non stiamo a parlare di una squadra da Serie B, su. È super potenziata. Aranda! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta, Aranda! Ce l'ha fatta! Ma ce l'ha fatta! Io non ci credo! Ma io non ci credo! Che si sia mollato dopo la pressione del mister? Sulla questione di stipendio? Potrebbe essere. Potrebbe essere che Aranda si sia mollato. Quando il mister ha scoperto di questa relazione e ha capito che era tutto collegato. Niente, niente. Aranda, mi dispiace, ma abbiamo bisogno di te quest'anno. E anche i prossimi anni, se possibile, ma per ora dico quest'anno. Ti dico quest'anno perché ho bisogno veramente quest'anno, tantissimo, del tuo apporto di gol. Comunque, oh, come gioca il Torino? Ma come gioca? Ma mamma mia, che bucio di culo. Ripartiamo! Il contropiede di Sangare! No, ma... Ma no, ma no, porca... Ma no, ma no, ma non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Comunque è uscito Giagello e la squadra ha ricominciato a girare, io non vorrei dire, ma... Vabbè, comunque. Così, nota margine, giusto per parlarne. Cosa fate, cosa fate? Perché si lanci lunghi? Per quale motivo? Corrado, subito. Però Randa non riesce a stoppare perché era in mezzo a due... A due avversari. Era un po' faticoso lì. Bravissimo Celt. Vacci Celt, vacci. Bravissimi. Ripartiamo. Johnson. È un fulmine al ciel sereno. Johnson. Vasco. No, ma cos'è? Ma cos'è sto tiro alla disperata? Giusto per fare un tiro in porta poi. Ragazzi, su. Domanda di più. Dai. No, non ha funzionato, mi sa. Sono tutti tristi. Sono tutti tristi. Corrado sembra stanco. Ma perché Sala? Ah, Marco Sala, ok. Pensavo a Salvatore, io, onestamente. Celt inizia a essere stanco. Mettiamo... Capradossi. Abbiamo fatto 2, 3, 4, 5 cambi. Ok, basta. Che fatica sta partita, veramente tosta, Però se riuscissimo a uscire con un pareggio sarebbe una vittoria. E non vorrei dire... Bravo Capradossi, ha sgambettato, era un fallo grosso come una casa, quello. Però vabbè, non ci importa a noi, non ci importa. Bravo Schmidt, scusate. Oh, Brazau c'è. Vasco, tutto solo, bellissimo il passaggio di Vasco. Un capolavoro. Vasco però, santo cielo, Era detto Pedrito il passaggio, non era così complesso. Dai che sbagliano, no, Questi quando mai sbagliano con la palla? Mamma mia, Brazao. Era fuori gioco, però ho avuto un po' di paura, di timore lì su quella lancio lungo. Dai ragazzi, teniamo sta partita. Ah, perché ho i cambi ancora? Ancora un cambio, veramente. Ancora un cambio. Ma scusatemi, Ma se io buttassi dentro Sesai, gli ultimi minuti, me la svolta, secondo voi? Più che mette un difensore, che ora come ora, vabbè. No, Non cambia una fava. Perfetto, era quello che non volevo vedere. Comunque Aranda, ottima prestazione quest'oggi. Sono contento, perché comunque un pareggio contro il Torino è un buon pareggio, dai, è un buon pareggio. Non mi posso lamentare. Ora c'è la Coppa Italia con la Fiorentina. E questa è un massacro. Questa è un massacro. Oh, me l'hanno accettato? Sulle? Davvero? Bravo Ivkovic, come ti chiami. Mi hanno accettato sulle. Sarebbe un grande innesto per noi sulle.
sarebbe un grande innesto, almeno per quest'anno. Poi c'è il riscatto a 8 milioni e mezzo che non accadrà mai. Perché devo offrire Luis Guglielme in prestito? Scusatemi, eh. Può fare anche l'attaccante, ma buttalo in prima squadra. Ma che prestito, ma te sei... Ma buttalo in prima squadra, non ti preoccupa, ma non ti preoccupa. Ma ci mancherebbe, guarda. Che me ne faccio lì in primavera? È già pronto per la prima squadra? Che senso c'ha? Ok. Tommaso Basso è stato espulso, molto bene. Giogello ammalato, ma chi se ne frega, tanto ora va via. Matteo Rizzo. Un portiere. Ecco, questo ragazzo potrebbe essere quantomeno interessante, ok? Però, se io lo voglio in prestito, ascoltatemi bene, con un costo futuro opzionale da 3 milioni, però voglio un troppo. Non possiamo, non possiamo. Però sarebbe intrigante per il prossimo anno portarcela a casa. Ma ora avendo messo tutto nella... Ma perché? Non me l'hanno... Scusatemi. Ah, ha rinnovato. Molto bene. Molto bene. Hai rinnovato, quindi affari tuoi. Stiamo lì a Real Madrid a far panca. Chi se ne frega. Maldini. Lo so che tu vorresti... Ma da quando? What the fuck? Maldini? E da quando sei esploso così tanto? Non lo sapevo. No, ma come non ho i fondi? Che stai a dire? Non è vero? Ce l'ho i fondi. Sì, vabbè, però Ivkovic, porca miseria, anche tu. Porca miseria, forse perché dovevo mandare a casa? Ho sbagliato, vero? Maldini, tu giocherai a questo punto, ma sei un fenomeno. Ma scusatemi. Però non può far questa cosa qui di supporto. E questo è il problema. Proviamo Maldini un secondo lì a posto di Johnson, dai. Fatemi cavare questo mio dubbio. Comunque, Giagello, secondo. Mettiamo intanto Joao, che torna così finalmente in campo. Era quello che volevo da tipo giorni. Mettiamo Cortinovis qua e ci buttiamo dentro Schmidt, ok? Corrado, Corbo, Sala, Selt. Mi sembra tutto in ordine, no? Ci portiamo Guglielme e basta, perché non ho altri giocatori, purtroppo. In attesa di Sule, che se arriva... Cioè, se dovesse arrivare Sule sarebbe davvero tanta roba. Sarebbe un colpaccio per questa Serie B. E ci garantirebbe veramente delle fasce molto interessanti. Una fascia destra molto interessante. Con Sule, Maldini e Johnson. Sarebbe tanta roba. Beh, si parte benissimo, direi che... Ma non avevo grandi aspettative oggi, però dai. Si parte molto bene. E siamo già in svantaggio con la Fiorentina. Ma c'era da aspettarselo. Fiorentina che ovviamente è molto più forte di noi. Ci servirebbe veramente un miracolo per ottenere un buon risultato quest'oggi, almeno per non farci umiliare. Quantomeno, ecco, vorrei evitare di essere umiliato, quantomeno. Mi farebbe tanto piacere evitare questa cosa, però staremo a vedere. Comunque, 1-0 al trentesimo, vabbè, dai. Può andare peggio, può sempre andare peggio. Sala. Proviamoci ragazzi. Bella la palla per Joao. Joao? Aranda? Maldini? Cosa fanno? Ma cosa fa? Che è sto casino che hanno fatto? Hanno fatto un casino senza senso comunque in questa azione. Però siamo in attacco. Incredibilmente ce la stiamo a giocare. Però... Se perdiamo palla così, ragazzi, va bene tutto, ma no, non va bene. E Cabral chi lo marca? Cosa fa il numero 3? No, scusatemi, Ma che cavolo è il numero 3 che non corre? L'avete visto? Ci arrivava! Ma ci arrivava!
Guardalo! Non corre, smetti di correre. Ci sarebbe arrivato! No, vabbè, io. A Celt, però, santo cielo. Cioè, ho capito che questa è difficile da vincere, però, porca. Cioè, neanche fargliela vincere a caso, dai. Neanche regalarla, va bene. Dai, raga, ma che cavolo, ma che contento. Ma che contento, ma. Con i gol che abbiamo preso da Pulli, contento de che? Come fai a essere contento con i gol che abbiamo preso? Non puoi essere contento, è normale. Vabbè, comunque. Comunque, oggi sapevamo che non era la nostra partita da vincere questa, ma che sarebbe servito un miracolo. Brazzau, dove è arrivato? Ah, oh, però, raga, cioè, veramente, fate. Difesa oggi veramente imbarazzante. La riapriamo? Maldini. La riapriamo sta partita? Vai Joao, no. Niente, Joao una fava. Bravo Schmidt. Maldini. Non è il suo ruolo, lo so. Però ha ottimi piedi. Aranda. Joao Meravigliao. Joao fa gol contro la Fiorentina. Molto bene, molto bene. Questo ragazzo è già da Serie A. Questo ragazzo è già da Serie A. È inutile guardarci attorno, ma è così. È incredibile, sto ragazzo. Dai, dai, dai. Ci siamo. Siamo ancora in partita, incredibilmente. Abbiamo fatto un gol contro la Fiorentina. Maldini. No! Ma non ci credo. Ma non ci credo. Cosa ha preso il portiere? Ah, beh, così sì che si capisce. Questi replay sono proprio il vomito fatto a replay. Allora. Celt è cotto. In effetti forse è meglio che ti cambio, visto che hai fatto una prestazione che vabbè. E per il resto basta. Stiamo giocando bene in realtà. Non stiamo giocando male in questo secondo tempo. Stiamo veramente giocando un buon calcio e stiamo mettendo in difficoltà la Fiorentina, cosa non scontata. Squadra di Serie A che comunque, cioè, comunque è importante. Allora, Corrado. Siamo Marco Sala, Joao è stanco, torna dall'infortunio, siamo Vasco Valls, Corbo è cotto, ci mettiamo Canestrelli e per il resto io vorrei far debuttare Luis Guglielme per Aranda. Sì, però fammelo mettere, non far finta. Luis Guglielme per Aranda, vediamo cosa sa fare in 10 minuti Luis Guglielme, il nostro nuovo acquisto. Sono curioso di vederlo un po' all'opera. Chissà, chissà, magari ci regala qualche soddisfazione. Bravo Maldini, però, però vacci, cioè, stacci, no? Non fa finta. Cambio di gioco della Fiorentina. Bravissimo Canestrelli, però continua, continua. Non demordere. Brazzau la butta così. Gli dà un pugno alla palla. Gli dà un pugno. Giovane dalla bandierina. Bravo Brazzau. Comunque grande portiere, eh. Domanda di più? Possiamo farcela, ragazzi. Possiamo farcela. Maldini è stanco. C'è posto per Johnson? Non c'è posto per Johnson, niente. Molto. No, ho sbagliato, vabbè. Giovane. Mi sa che finisce così, eh. Questo vago sospetto. A meno che se Brazzau si muovesse. Che cazzo sta facendo Brazzau? Ma che problemi hanno i miei giocatori? Stanno perdendo e rallentano il tempo. Dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere la Fiorentina a farlo al massimo. Vabbè, comunque, buona prestazione, ma io non posso dire che sono contento, non posso dirlo, non posso. Io, davanti a delle sconfitte che ci stanno, io non posso dire sono contento, ragazzi, cioè, non, che è contento di perdere? Luis Guglielmo debutta, ma non l'ho visto. Veramente poco tempo per lui, troppo poco tempo per capire. No, Sule, ma perché? Vabbè, Sule fa niente, c'è Maldini, va? C'è Maldini. Ci pensa Maldini, va? Ci pensa Maldini. Ho capito che ci pensa Maldini, va? Cioè, se devi far così, ci pensa Maldini. No, vabbè, cioè.
è Ferri? Stefano Ferri si aspetta di andare via in prestito? E Vacci, ma che ti ha detto niente? Ma scusatemi, offre da altre squadre, prestito. Ingaggio però se lo pagano tutto, se no io non ci sto. Vai, ciao. Io ci provo, non è che... Ti ascolto, Ferri, ti ascolto. Allora, Maldini è un po' stanco. Ci buttiamo dentro Johnson, Veloso, Cortinovi, squadra titolare. Perché Sala è calato? Ma scusatemi, perché sta calando Sala? Così dal nulla? Domanda, McCook è infortunato. Metti Andre Gomez. Ma perché Guerra è ancora qua? Va via fine anno, mi sa. Ma se io provo a... Allora. Boh, non ho capito. Io volevo provare a venderlo subito al Torino, ma non so come si faccia ora. Ma non ci pensiamo, ora c'è la partita. C'è la partita contro il Cosenza, se non ho letto male. Contro il Cosenza, ok. Quindi qui bisogna vincere a mani basse. Non c'è scusa che tenga. Qui bisogna portarsela a casa, in un qualche modo. Bisogna portarsela a casa, per forza, non c'è scusante che tenga, anche perché sennò il Torino scappa e quelli dietro accorciano e io vorrei evitare. Vabbè, leggermente infortunato, mi avete consigliato di non cambiare e sprecare cambi, perché molto spesso leggermente infortunato poi si riprende, quindi seguo il vostro suggerimento. Corrado, dai, dai, siamo già al 20esimo, è ora di sbloccarla. È ora di sbloccarla, non è vero? Non è vero? Non è vero? Che stiamo a fare, Melina? Corrado, cosa fa Corrado? Che cazzo... Cosa fai? Ma che cos'è? Cosa mi rappresenta, Corrado? Non ho capito cosa mi rappresentasse quel tiro disperato. Tiro disperato sul serio quello, eh. Ma tiro di una disperazione totale proprio. Il tipo che non so cosa fare, cosa facciamo? Tiriamo, dai. Joao. Brutto forte sto passaggio. Brutto forte. No, 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 no. No. A Selt però, dai. Ma perché facciamo i contrasti e poi non rubiamo palla? Cioè, noi facciamo i contrasti e poi lasciamo la palla lì. Cioè, li vinciamo i contrasti, questo è il punto. Però la palla... La lasciamo lì perché so, bisogna fare un po' di carità anche agli altri, no? Io ho un mal di schiena, cosa per cui non sto registrando in questi giorni in realtà, perché non riesco neanche a stare seduto a momenti. Ho provato oggi, ma sto a fare una fatica immensa. Comunque, stavano dicendo. A Joao! A Joao! Bravo Sala! Bravo Sala! A Johnson, però fatti vedere. Bravi lo stesso! È gol! È gol! È gol! Ma come fuori gioco? Ma come fuori gioco? Oh, bravi! Mi sembra un'ottima cosa questa. Sangaré ha fatto un gol così! Bellissimo in realtà! Portiere che è sfortunato! Però che ce frega a noi se è fortunato o sfortunato, l'importante è segnare. Benissimo, benissimo. Contento, contento perché stiamo vincendo, quindi. Quindi sono contento. Però, ragazzi, l'ho appena detto che stiamo vincendo. Su, non fatemi pentire di quello che ho appena detto. Non fatemi pentire, raga. Non fatemi pentire, raga. Non fatemi pentire. Vi scongiuro. Bravi. Ah, però ci siamo sempre lì, eh. Siamo sempre lì. Non se ne esce. Bravo Joao. Che intervento di Joao. Che palletta di Joao. Sangare! No! Ma cosa? Fuori gioco? Può essere, in effetti, perché partiva un po' troppo avanti. In effetti può essere che fosse fuori gioco. Allora, Joao è cotto, stracotto. Io vorrei evitare delle ricadute. Mettiamo Vasco Valls. E va bene così, e va bene così. Vorrei evitare, onestamente, di perdere Joao oggi col Cosenza, eh. Corrado. Aranda! Aranda! La Wanda ha mollato l'amorosa, perché mi sa che è confermato a questo punto che l'ha mollata.
È tornato a segnare, bravo. Hai fatto la scelta giusta per il tuo futuro e per la tua carriera. Molto bene. Molto, molto bene. Che è successo? Selt? Perché è morto Selt? Scusatemi, eh. Non ho capito. Penso di non aver capito. No, vabbè, non ci credo. Mi è morto Selt? Così? Cioè, e io mo che faccio? E io mo che faccio, sul serio? No, vabbè, questa è pesante, raga, eh. Ha fatto 2, 3, 4 cambi. Mettiamo anche. Dov'è finito il nostro amico Ivkovic? Ah no, è ammalato. Niente. L'unica cosa che posso fare è mettere Sesai per Sangaré. Diamo un po' di ricambio, un po' di freschezza. E sicuramente male non fa, però Selt infortunato è tremendo. Spero che non sia niente di grave, se no siamo nella merda, ragazzi, eh. Cioè, Selt è un perno della difesa. Non possiamo star senza. Io volevo cambiare lo staff medico, ma non abbiamo i soldi. Non chiedetemi perché, io ho modificato anche il budget, ma niente da fa. Non abbiamo soldi. Non abbiamo 50.000 euro. Mi sembra di sognare. Una società di serie B che non ha 50.000 euro, veramente siamo alla frutta. Siamo alla frutta. Ma vabbè, comunque. Comunque. Si porta a casa questa vittoria. Molto bene, molto bene. È quello che ci voleva. E soddisfatto, contento. 2-0, pulito pulito. Perché dovrei essere solo soddisfatto? Sono contento. Siamo sempre sotto, eh. Sto Torino non si ferma manco se. Manco se gli cavi mezza squadra. Allora, vai al Picerno. Vai dove vuoi. No, 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 ho sbagliato. Vai, vai, tu vai. Selt, 4-5 settimane. Pensavo peggio. È tanto, eh. È tantissimo, però pensavo peggio. E mi stavo già preparando al peggio. Mi stavo già preparando al peggio. E Rauti? Rauti, io ti vorrei vendere, non vorrei darti in prestito. Però possiamo fare una cosa. Possiamo fare una cosa. Prestito o l'ingaggio, ok. E poi io vorrei costo. Ma porca miseria, non c'è il costo. Ah, volevo fare costo. Perché? Perché mi rifiuti? Ah, l'accettate? L'accettate? Attenzione che Rauti se ne va. Sarebbe un colpo di mercato incredibile. Sarebbe un colpo di mercato incredibile. Federico Gatto. Federico Gatto. Puntata per ingaggio? Questo è interessante. Costa una fava. Ma è stra interessante questo qui. Ma questo è forte, vero? Questo è un futuro fenomeno. Ha solo 18 anni. È italiano. Quindi sono ancora più contento di comprarlo nel caso. Abbiamo tutti questi bonus che io li odio, onestamente. 47. 45. 1000 euro. Ti dico gatto. Io l'ho preso, ma secondo me questo è veramente un fenomeno. 18 anni. Molto aggressivo, mi piace. Coraggioso, gioco di squadra perfetto. Buona marcatura, buoni contrasti. No, 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 questo è buono. Poi c'è un altro che. C'è questo Christian Cocco dell'Olbia. Centravanti, 18enne. Con grandi potenzialità. Pure questo in scadenza. Io, raga, io oggi vado di svincolati potenti, eh. Oggi vado di svincolati potenti, anche perché è l'unica cosa che possiamo fare. Quindi non è che ho molta scelta su cosa fare. Pure questo, 18 anni, dell'Olbia, è un promettente giocatore. Vuole un po' di più. 67, vabbè, vabbè. Si può fare il restante, io onestamente. Diego Valencia, 50.000 euro? Ah, perché è infortunato. Però scusate, può far l'ala. Ma un'altra ala? Però Maldini è veramente. Non abbiamo troppi giocatori lì, secondo me, dopo. Abbiamo Maldini, abbiamo Christensen. No, Johnson, scusa. E poi un altro. Guglielmi, se possibile, quindi proprio no. Non ha senso. Ma come la regina ha attivato la clausola? Pure per Cocco! Ma cos'è? Aspettava a noi per attivarla? Ma porca, ma perché sono così sfortunato io?
Avevo trovato due fenomeni e niente, me li hanno fottuti così sulla. Tanto la regina la becchiamo tra poco. Ivkovic ricomincia ad allenarsi, Ferri in prestito. Rauti accetta, accetta. Ecco, Maldini infortunato. 3-4 settimane. Mamma mia, raga, però c'è. Che ansia, che ansia. Che ansia sto episodio, che ansia. Che ansia. Ivkovic riprende ad allenarsi. Allora, io direi che per il momento possiamo fermarci. Perché io ho un mal di schiena assurdo, non sto tanto bene e niente, quindi mi tocca anche fermarmi, ahimè. Non vorrei andare un po' avanti, ma non ce la faccio più. E scusate, vi ringrazio tanto. La prossima volta abbiamo Regina, settima, Cesena, quarto, Frosinone, ottavo. Beh, dai. E Perugia, che sta? Decimo, quella più abbordabile, forse, vabbè. Insomma, sarà un casino la prossima volta, però potremmo capire molto del nostro percorso, perché potremmo già andare verso la 26esima giornata, non ne mancherebbero tante, insomma. Dai, siamo a più di metà campionato, molto più di metà campionato. Vediamo cosa riusciremo a fare. Ragazzi, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Ciao!